Senti questa, era così grasso, ma così grasso, che una mosca che aveva provato a circumnavigarlo morì di vecchiaia. Questa è vecchia, me la dicevano già quando avevo 4 anni e pesavo 50 kg. E tutti hanno da dire, quindi stai mangiando, è per questo che sei grasso. Ah, non mangi? Perché sei a dieta, vero? Credi in te stesso, credi in te stesso, credi in te stesso. Tutti, almeno una volta, ci siamo sentiti insicuri, fragili, a causa di avversità di cui è pieno il mondo. La fiducia in se stessi oggi sembrerebbe perduta. Come comportarsi in una società che pretende il massimo e la perfezione in tutto? L'aspetto fisico viene spesso considerato fondamentale per essere accettati, ma ciò non è tutto. Molte volte si tende a discriminare una persona per un suo difetto, visto agli occhi degli altri come un'imperfezione, mentre in realtà è il suo punto di forza. L'essere umano è la creatura più imperfetta e strana che esista, perciò perché non apprezzare i lati positivi della gente che ci sta intorno? Nel voler assomigliare a qualcuno abbiamo forse l'illusione di avvicinarci alla nostra idea di perfezione. Oggi, in Italia, si portano avanti sempre più di frequente nuovi modelli di bellezza, che in particolare i social network sottolineano e tutti vogliono raggiungerli per stare al passo coi tempi. Questa mentalità può portare alla distruzione fisica e psicologica di una persona che tende così ad isolarsi. In tutto ciò è realmente importante l'autostima, soprattutto per gli adolescenti, la quale deve essere incoraggiata per evitare di intraprendere strade sbagliate. La mancanza di essa porta a vedere il mondo in negativo, senza aspettative, e con la paura di ciò che può essere il futuro. L'autostima è una necessità umana fondamentale per accettarsi, per avere sicurezza e per fidarci di noi stessi. Nel corso della nostra vita, il fatto di dare poco valore a ciò che siamo farà nascere in noi una serie di sensazioni e atteggiamenti, come la paura di fallire, la paura del giudizio altrui, un senso di inferiorità e la ricerca continua di approvazione. L'autostima è una strada in salita, un processo di crescita personale che consiste nel sapersi amare. Nel percorso esisteranno dei momenti demotivanti. Tu alzati e prendi di mira il tuo obiettivo senza mollarlo, mai. Nessuno meglio di te può esserti alleato, volere il tuo bene, conoscere i tuoi bisogni, essere sempre presente e disponibile. Il mondo ha bisogno anche dei tuoi errori. Mettiamo al bando gli schemi, le regole predeterminate, i falsi bisogni e impariamo ad ascoltare, agendo come la nostra vera natura ci suggerisce. Tu sei l'unico e principale responsabile del modo in cui affronti le avversità, delle tue scelte, delle tue relazioni, e questo senso di responsabilità è direttamente collegato con la stima che hai di te stesso. Ora tocca a te. Come vuoi affrontare la tua vita?